Buonasera, benvenuti. Iniziamo, continuiamo il nostro cammino che quest'anno appunto ci vede un po' impegnati a riflettere sul tema della musica, impegnativo per alcuni versi come avete visto fin dalla prima conferenza, e questa sera siamo giunti alla terza conferenza, ma diciamo al quarto appuntamento, perché come sapete abbiamo avuto la volta scorsa questa bellissima rassegna di cori su Gregoriano, che ci ha davvero estasiati e credo che ci fa capire sempre di più come il canto del Gregoriano sia poi quel canto che si inserisce bene dentro una struttura come la nostra chiesa di Brunelleschi. E stasera voglio dare il benvenuto a nome di tutti voi all'ingegnere Agostino Corallo. È un libero professionista e si occupa di progettazione strutturale. Come è nato l'incontro con Agostino Corallo? Siccome si chiamava Agostino, quindi subito è nata una certa simpatia. Quando abbiamo allestito la mostra per Natale dei presepi di terracotta, era venuto insieme all'equipe che allestiva, diciamo, la parte delle luci, e lì è nato il discorso appunto sulla chiesa, l'architettura, eccetera, e fu lui stesso a parlarci di questo rapporto tra musica e architettura, e lì ci siamo un po' incuriositi. Noi in quel periodo stavamo preparando, no? Questi convegni di Santo Spirito che avevano proprio questo tema, e allora abbiamo chiesto questo intervento. Come vedete dal programma, il titolo della conferenza è I fondamenti naturali, fisici e fisiologici del linguaggio musicale e ciò che gli uomini hanno saputo esprimere con esso. E quindi adesso do la parola all'ingegner Corallo e ci spiegherà un po' tutto questo fenomeno. Grazie. Benissimo, io ringrazio innanzitutto padre Giuseppe per l'ospitalità e la considerazione che mi ha riservato, e tutti voi che siete qui presenti pazientemente, come dire, mi ascolterete, io cercherò di non annoiarvi. Ma già il titolo, come dire, offre alcuni spunti di riflessione, perché ho scelto come argomento i fondamenti naturali, fisici e fisiologici del linguaggio musicale. È perché effettivamente tutti noi abbiamo consuetudine con l'ascolto di vari tipi di musica, eppure non ci soffermiamo, dico in generale, a riflettere su ciò che sta a fondamento di queste espressioni musicali, che possono essere, come dire, le più diverse se esploriamo il rapporto, come dire, liturgia-musica, e pensiamo, come dire, ad una serie di autori che, a partire dal canto gregoriano sino ad arrivare, come dire, alle soglie del XX secolo, hanno composto musica sacra. Possiamo pensare a Claudio Monteverdi, possiamo pensare a Pierluigi da Palestrina, Mozart, Beethoven, e troviamo tra questi autori, come dire, molte composizioni che hanno, come dire, uno stesso titolo, però sono cose che appartengono ad epoche diverse, e quindi sono temi musicali trattati in maniere diverse, sono legati all'evoluzione, ovviamente, della stessa musica, del pensiero teologico, ma si fondano comunque su questi presupposti fisici e fisiologici che vorrei, come dire, in qualche modo esplorare. Quindi, come nasce il suono?
Innanzitutto dobbiamo avere una perturbazione delle condizioni in cui si trova l'aria nell'atmosfera. Questa perturbazione, che è una variazione della pressione, raggiungendo la membrana timpanica all'interno del nostro orecchio, produce queste sensazioni uditive. E questo, diciamo così, è proprio il primo passo. Primo passo perché? Perché il nostro cervello è coinvolto nell'ascolto della musica nel suo insieme. Le ricerche neurobiologiche di questi ultimi anni stanno appunto mettendo in evidenza che il coinvolgimento del nostro cervello è totale, anche se l'emisfero destro, per così dire, ne rileva l'aspetto emozionale, l'emisfero sinistro, che è deputato ai processi logici, è quello che, come dire, analizza la musica in maniera più raffinata. E lo studio anche degli soggetti cerebrolesi ha messo in evidenza che, come dire, questo approccio olistico che richiede la musica, cioè la musica è psicologicamente olistica, risulta evidente perché è coinvolto tanto il lobo temporale destro, che, come dire, è essenziale, indispensabile per la esecuzione della melodia, quanto il lobo temporale sinistro, che è invece indispensabile per la composizione, per la scrittura musicale ed anche per la esecuzione. Questi, ecco, sono appunto aspetti che nel momento dell'ascolto noi, per così dire, non rileviamo. Viviamo un insieme di effetti che la musica produce su di noi, che sono effetti che coinvolgono ad esempio il sistema neurovegetativo, perché l'ascolto della musica può influire sul ritmo cardiaco, sulla pressione, sulla respirazione, sulla sudorazione ed altre, come dire, reazioni vegetative. Ci possono essere anche effetti sul piano motorio. Chi di noi non ha sperimentato durante l'ascolto della musica, come dire, la tendenza spontanea, nostro malgrado, come dire, a tamburellare o accompagnare, come dire, la musica con un movimento del corpo o anche del piede. Ecco, questi sono, oggi le neuroscienze ci consentono di comprendere in una maniera non superficiale tutto questo ventaglio amplissimo di problematiche che coinvolgono il nostro corpo. E diciamo, perché tutto questo è rilevante? Beh, ospite degli agostiniani, come dire, mi viene da citare il filosofo e teologo Tommaso d'Aquino, che nella sua Summa Theologia scrive: quia omnis nostra cognitio a sensu initium habet, cioè perché ogni nostra cognizione, conoscenza, ha inizio dai sensi. Quindi la sensazione è il punto di partenza per la esplorazione, come dire, di queste ampie problematiche, che però sono legate anche, come dire, agli aspetti fisici. Dicevamo prima la variazione di pressione che si produce nell'atmosfera. E questo, come dire,
vibrazione, come dire, che si propaga nello spazio ed ha carattere periodico. Cosa vuol dire periodico? Beh, questo, per capire questo basta far riferimento al vocabolario. La parola periodo è di origine greca, periodos, cioè la via intorno. E questo, come dire, ci fa capire che si tratta di processi, di fenomeni che si ripetono nel tempo, perché l'idea di via intorno è, come dire, l'idea di un percorso che noi possiamo ripetere. E quindi il suono è un fenomeno periodico, e come, ed è caratterizzato quindi da una frequenza, cioè il numero di volte in cui questa perturbazione si ripete nell'unità di tempo che noi misuriamo in secondi. È proprio questa grandezza frequenza che individua per i suoni un intervallo molto ampio che va dai 20 cicli al secondo, che noi tecnici indichiamo con Hertz, HZ, in onore del fisico tedesco Hermann Rudolf Hertz, che per primo dimostrò l'esistenza delle onde elettromagnetiche. A lui, come dire, è intitolata l'unità di misura della frequenza. E quindi questi suoni, come dire, che noi possiamo udire, coprono un campo di frequenza molto ampio, che va dai 20 Hz ai 20.000 Hz. Al di fuori di questo campo noi abbiamo, per analogia con i fenomeni luminosi, gli infrasuoni per frequenze inferiori ai 20 Hz e gli ultrasuoni per frequenze superiori ai 20 Hz. Chiaramente ciò che a noi interessa è il campo di udibilità, perché dentro il campo di udibilità si situano i fenomeni, la voce umana ed anche la musica. Ma accanto a questa grandezza che è la frequenza, ce n'è un'altra, lo dicevamo prima, che è appunto la variazione della pressione atmosferica. Le variazioni che sono in grado di stimolare, come dire, il nostro apparato uditivo sono davvero, davvero piccolissime. Tanto che la cosiddetta soglia di percettibilità, cioè la minima pressione che è in grado di stimolare il nostro apparato, è dell'ordine di 2 per 10 alla meno 5 pascal, che noi indichiamo con l'unità di misura pascal la pressione, in questo caso la variazione della pressione atmosferica, che è in grado di sensibilizzare il nostro apparato uditivo. Sembrano cose molto astruse, però sono, come dire, quelle cose che stanno a fondamento anche del fenomeno musicale. Quando noi consideriamo uno strumento musicale, e la teoria a questo riguardo, pensiamo ad un'orchestra, distingue gli strumenti in aerofoni, sono quelli che producono suoni facendo percorrere, come dire, ad una colonna d'aria, va bene, un tubo. E abbiamo, come dire, strumenti come il oboe, il clarino, il flauto, l'ottavino, il fagotto, eccetera. Questi sono gli strumenti aerofoni. Accanto a questi abbiamo strumenti come il violino, che sono strumenti cordofoni, perché è la sollecitazione di corde adeguatamente tese che può produrre ovviamente
abbiamo gli strumenti membranofoni, come i timpani, che a seguito di percussione producono delle vibrazioni che hanno effetti sul nostro sistema uditivo. E infine gli strumenti idiofoni, pensiamo al cosiddetto triangolo, che viene urtato con una bacchetta e anch'esso produce dei suoni. Però ecco, andando approfondendo un po' l'aspetto fisico della questione, noi dobbiamo considerare che i suoni come fenomeno periodico noi li classifichiamo come suoni puri se il loro andamento, come ci dicono i matematici, è sinusoidale, sono suoni puri. Se invece abbiamo la sovrapposizione più suoni puri, ci troviamo di fronte ad un suono complesso, con una particolare caratteristica, che, come dire, le frequenze sono tutte multiple di una frequenza fondamentale. Le frequenze maggiori della fondamentale sono dette armoniche. Ed è proprio la ricerca, come dire, di questo tipo di suoni che fa sì che vengano scelti, se parliamo degli strumenti cordofoni come violino, viola, violoncello, legni di un certo tipo. In Italia celebre è l'uso dell'abete della Val di Fiemme. È un abete particolare che consente, come dire, una conformazione delle diverse parti che costituiscono la cassa armonica, che permettono a questi strumenti di dare suoni, come dire, suoni molto ricchi, con molte armoniche. E tutto questo, come dire, è un qualcosa che noi possiamo semplicemente registrare attraverso l'ascolto, ma chiaramente il costruttore dello strumento musicale fa una ricerca relativa alle caratteristiche dei materiali, alla forma che assumono questi materiali, perché il suono possa essere particolarmente, come dire, efficace. E gli stessi compositori hanno avuto, come dire, molta attenzione a queste problematiche nel comporre le loro opere. Pensiamo al tema teologico che Johann Sebastian Bach affronta nel suo Magnificat. Magnificat anima mea Domino, la mia anima magnifica il Signore. Dice Maria, a cui è annunciato dall'angelo che, come dire, partorirà il figlio di Dio. Cioè, questo tema teologico il compositore tedesco Bach cerca di renderlo nel suo Magnificat, ma per poterlo rendere è necessario avere strumenti adeguati, strumenti musicali, comporre, come dire, una musica che sia significativa per l'ascoltatore e per l'esecutore. Perché a questo riguardo, faccio un inciso, c'è una questione molto interessante che hanno affrontato i musicologi americani Roger Kendall ed Edward Carteret, quando hanno costruito un modello per la trasmissione del messaggio musicale in cui hanno visto coinvolti tre soggetti: il compositore, l'esecutore e l'ascoltatore, perché il senso di un'opera in qualche misura trascende le intenzioni anche del compositore. Perché è lo stesso esecutore che
che nel leggere lo spartito e nell'eseguire in un modo o in un altro, come dire, fornisce una lettura che arricchisce il testo elaborato dal compositore, ma è anche l'ascoltatore a sua volta che attraverso l'ascolto della composizione, come dire, viene stimolato nella considerazione dell'opera e si attiva quindi un circuito che determina nel tempo il senso ed il valore di un'opera. Cioè questo approccio, tra l'altro, lo ritroviamo anche nel campo letterario, perché già il semiologo Umberto Eco, parlando del testo letterario, riconosceva tre intenzio: la intenzio autoris, la intenzio operis e la intenzio lectoris. Cioè anche qui, come dire, l'autore non lo possiamo pensare separato dal lettore o ascoltatore, ma questi soggetti hanno, nel caso della musica, un loro apparato uditivo, e le neuroscienze oggi ci dicono che oltre questo primo passaggio attraverso la membrana timpanica c'è poi l'intero cervello che viene coinvolto, perché nell'ascolto della musica ci sono diverse aree che elaborano, come dire, questi stimoli in maniera, come si dice, gerarchica e distribuita. Gerarchica perché, come dicevamo prima, se l'emisfero destro valuta, come dire, la melodia nel suo insieme, e poi l'emisfero sinistro che, per così dire, ne coglie gli aspetti in maniera più analitica. E questo è il significato delle parole, come dire, un'analisi gerarchica e distribuita. Gerarchica perché il primo ad intervenire è l'emisfero destro, distribuita perché accanto all'emisfero destro opera anche quello sinistro. E questi sono quindi gli aspetti fisiologici a cui dobbiamo associare quelli fisici, la consapevolezza, lo dicevamo prima, che il suono è fenomeno periodico, che i suoni complessi sono la sovrapposizione di più suoni sinusoidali, e nella costruzione di un ambiente per l'ascolto della musica dobbiamo essere consapevoli di questi aspetti affinché l'ascoltatore ed anche l'esecutore siano messi nelle condizioni di poter, come dire, rendere al meglio il lavoro fatto dal compositore. Ora arriviamo a questi aspetti propri dell'architettura, ma volevo fare un piccolo inciso riguardo, come dire, al tema del suono complesso, sovrapposizione di più armoniche. Cioè questa cosa, pensate, venne scoperta dal matematico francese Joseph Fourier, che era uno degli studiosi che accompagnarono Napoleone nella celebre campagna di Egitto che si svolse tra il 1798 e il 1801. Campagna che, aggiungiamo, portò alla celebre scoperta della stele di Rosetta, che ha consentito la decifrazione dei geroglifici, eccetera, eccetera. Ebbene, questo matematico francese Fourier fu il primo a far
potessero analizzare, non voglio annoiarvi con troppi dettagli, come dire, matematici, sarò rapidissimo, che si potesse analizzare una funzione periodica caratterizzata da discontinuità di prima specie come somma di funzioni periodiche. E questa è la cosiddetta analisi di Fourier, che sta dietro, come dire, la musica e anche i processi di ascolto, perché sono cose che avvengono in noi spontaneamente, di cui spesso non siamo consapevoli, che però sono determinanti, decisive nella realizzazione degli strumenti musicali e nella realizzazione degli ambienti per l'ascolto, ascolto della parola, ascolto dei suoni. Perché questo? Perché se noi consideriamo uno spazio nel quale una sorgente sonora diffonde un suono, naturalmente dal punto di vista fisico ciò significa che c'è un'energia che dalla sorgente, per schematizzare, immaginiamola puntiforme, si propaga come una successione di sfere di cui che allontanandosi dalla sorgente aumentano il loro diametro. Ma nel momento in cui queste onde urtano le pareti dell'ambiente, subiranno due fenomeni: fenomeno di assorbimento, parte di questa energia viene assorbita dai materiali che costituiscono la parete su cui l'onda incide e parte viene riflessa. E questo perché è importante ai fini dell'ascolto, sia ascolto della parola o ascolto della musica? Perché a seconda della distanza alla quale noi ci troviamo, parte di questa energia, come dire, l'energia arriva a noi attenuata e quindi lo stimolo è meno intenso. Se però, come dire, queste pareti sono sufficientemente riflettenti, all'onda diretta si sovrappone l'onda riflessa. E questo è l'aspetto fisico determinante, cioè fare in modo che la distribuzione di energia nell'ambiente dove si ascolta la parola o la musica, questa distribuzione di energia si mantenga al di sopra della famosa soglia, dicevamo prima, di udibilità. Perché se scende al di là della quantità di energia di sotto di quella soglia, non c'è più sensazione sonora. E allora il tempo necessario a che un suono venga percepito dall'ascoltatore attraverso questo processo, lo ripeto, onda diretta, onda riflessa, è il cosiddetto tempo di riverberazione, che tecnicamente viene definito come il tempo necessario affinché il livello di pressione sonora diminuisca di 60 decibel. Non voglio annoiarvi sul tema del decibel e le funzioni logaritmiche, insomma. Ciò che mi interessa è, come dire, rendere chiaro l'aspetto fisico macroscopico, che sia comprensibile anche ai non esperti. Ecco, questo tempo deve essere adeguato, perché, ad esempio, se è eccessivamente lungo, cosa accade? Che mentre parla,
sequenza di suoni che corrispondono a parole diverse che io pronuncio, su chi ascolta genera confusione, perché i fenomeni di riflessione sono tali per cui una parola si sovrappone a quella precedente. Lo stesso dicasi per la musica. Quindi il tempo di riverberazione eccessivamente lungo, come può accadere in un ambiente dove con pareti molto rigide, molto lisce, poco assorbenti. Ma allo stesso modo, se noi siamo in un ambiente che, come dire, ha un tempo di riverberazione molto basso, noi perdiamo la continuità proprio perché le pareti dell'ambiente sono molto assorbenti e quindi la distribuzione di energia nell'ambiente scende rapidamente a valori molto bassi, al di sotto della soglia di udibilità. E quindi il rischio è che non venga meno la intelligibilità della parola. Cioè, per rendere tutto questo, come dire, meno astruso, pensiamo all'aula liturgica. E nel momento in cui il celebrante va all'ambone, che è il luogo liturgico o eminenzialità dal quale si proclama la parola di Dio, se non ci fosse un tempo di riverberazione adeguato, o troppo lungo o troppo breve, avremmo o la confusione o la discontinuità nell'ascolto della parola. Ma all'interno dell'aula liturgica, il momento della proclamazione della parola di Dio è un momento importante nel rapporto tra celebrante ed assemblea. È ciò che il Concilio Vaticano II indica, non vorrei sbagliare ed essere quindi bacchettato da Padre Giuseppe, indica con la parola sinassi, cioè questa unità che esiste all'interno della Chiesa, che è intesa come comunità. Quindi queste considerazioni, che possono, ripeto, apparire astruse, ma all'interno dell'aula liturgica hanno una rilevanza straordinaria per quel che riguarda la lettura dei testi sacri, ma anche per quel che riguarda l'ascolto della musica sacra che, come dire, accompagna la liturgia. E non sono questi aspetti, come dire, marginali in una chiesa. Per quel po' che ho appreso stando a contatto con i teologi, come dire, la chiesa è il corpo di Cristo. La porta, dicono i teologi, è la ferita nel suo costato. Quindi noi fedeli entriamo nel corpo di Cristo, ne diventiamo parte, ma lo facciamo anche attraverso l'ascolto della sua parola. Per cui la Chiesa deve essere un ambiente acusticamente adeguato, che deve rispettare questi aspetti, ripeto, che possono sembrare molto distanti dalle questioni che, come dire, fanno parte del nostro orizzonte, della nostra, come dire, sensibilità. Ma a mio avviso parlare di questi aspetti è significativo proprio per capire quanto, come dire, si sta dietro, diciamo così, le
questa che ha un adeguato tempo di riverberazione. E noi possiamo ascoltare agevolmente la lettura dei testi sacri, possiamo ascoltare della musica sacra e non, come dire, essere consapevoli di tutto quello che sta dietro, diciamo così, questo ascolto, che è importante per il fedele, perché quando tutto funziona, tutto sembra scontato, ma ripeto, immaginiamo una chiesa nella quale, come dire, con un tempo di riverberazione troppo lungo, troppo breve, ci sia confusione o discontinuità e quindi scarsa intelligibilità della parola. E la liturgia non sarebbe possibile, come dire, realizzarla. E anche qui faccio un inciso sui temi etimologici. Liturgia deriva dal greco, laos ergon, cioè opera fatta dall'uomo. Quindi, come dire, la liturgia è qualcosa che è a disposizione della comunità dei cristiani, ma perché questo possa essere efficace, lo spazio nel quale la liturgia si svolge deve avere determinate caratteristiche. Ecco perché ho scelto questo tema che può sembrare molto, molto distante, come dire, dalle questioni che quotidianamente vengono affrontate all'interno di una chiesa. Ma se noi poi esploriamo da vicino, ci rendiamo conto che questa distanza, come dire, questa distanza viene meno. E quindi importante è esserne consapevoli, proprio perché, come dire, cadrebbero i presupposti per l'efficacia della liturgia, della proclamazione della parola, dell'ascolto della musica sacra, che, lo ripeto, al pari della iconografia, ha consentito di trattare temi teologici. Ho citato il Magnificat e il tema dell'Annunciazione. Potremmo citare lo Stabat Mater. Vari compositori, da Giovanni Pierluigi da Palestrina ad Handel, Mozart, hanno composto lo Stabat Mater Dolorosa, cioè questa composizione che ci parla, come dire, di Maria ai piedi della croce, che osserva, come dire, il figlio morente. Quindi, cioè, queste composizioni ci consentono di avvicinarci a tematiche che sono rilevantissime, perché il tema della croce e poi il tema della risurrezione. Quindi sono temi teologici straordinariamente rilevanti, che gli esseri umani, ecco l'aspetto contenuto nel titolo, ciò che gli esseri umani hanno espresso con la musica, ma diciamo anche con l'iconografia, e sono quindi temi importantissimi, che però possiamo rendere solo se, come dire, utilizziamo strumenti efficaci, che sono gli strumenti musicali, che sono gli ambienti architettonici nei quali queste cose si svolgono. E quindi questa centralità del corpo, di cui dicevo prima citando Tommaso d'Aquino, qui la ritroviamo se pensiamo al crocifisso che è nella sagrestia di Giuliano Sant'Anna. Pensate,
Quel crocifisso che Michelangelo realizza nel 1492 all'età di soli 17 anni è il risultato di un rapporto con la sofferenza, perché qui Michelangelo era venuto ed aveva avuto la possibilità, grazie al priore, di, come dire, osservare i cadaveri degli esseri umani curati nell'ospedale, qui nel convento. Quindi quell'opera straordinaria e meravigliosa che è qui conservata nasce da questa osservazione del corpo umano. Ecco quindi la centralità degli aspetti fisici e fisiologici, che sono il presupposto per aprirsi all'esplorazione di problematiche molto, molto importanti, che inevitabilmente poi finiscono per coinvolgere questioni di vario tipo. E, lo ripeto, se si volesse approfondire, dovremmo dire che il suo essendo fenomeno periodico e dal punto di vista fisiologico il nostro organismo avendo dei tempi di risposta che non sono, come dire, pari a zero, ciò comporta che noi si consideri di questo fenomeno periodico, in particolare, ripeto, della variazione di pressione, il suo valore di efficace, che è la radice quadrata della media aritmetica dei quadrati dei valori istantanei della pressione sonora. Sembrano cose astrusissime, eppure se non ci fosse un'adeguata conoscenza di queste cose astruse, noi non potremmo ascoltare, ripeto, la parola di Dio. Certo, capisco che una domanda sorge spontanea. Molte chiese sono state realizzate ben prima che queste conoscenze venissero acquisite. Questo senza alcun dubbio. Ma c'è anche questa, come dire, questa curiosità dell'essere umano di approfondire, di allargare il proprio universo di conoscenze. Questo lo possiamo considerare, come dire, forse il modo migliore per onorare il Creatore, perché, come dire, mettiamo a frutto le capacità di cui siamo stati dotati e soprattutto le mettiamo a frutto, come dire, insieme. Anche questo è un aspetto importante, perché il messaggio di Cristo è un messaggio, come dire, che ci invita ad avere attenzione per l'altro. E quindi l'attenzione per l'altro è anche, come dire, collaborazione per affrontare problematiche come quelle che riguardano, diciamo così, l'acustica architettonica. Ecco perché non deve sembrare strano parlare, come dire, di queste questioni che sono a cavallo tra fisica, matematica, fisiologia, perché poi di fatto sono tutte questioni che ci consentono, per così dire, di poter, come dire, onorare il nostro Creatore, proprio perché le nostre qualità, le nostre
Io non so a questo punto se sia opportuno, come dire, approfondire o se magari è preferibile stimolare così qualche domanda, qualche curiosità, perché l'argomento, ecco, diciamo. Andiamo attraverso qualche domanda. Sì. Ringraziamo Agostino Corallo per questa conferenza. Credo che non sia facile, no, tutti gli aspetti, sono aspetti molto tecnici, però credo che ci abbia dato degli stimoli interessanti per poter anche riflettere un po' di più. A me, ovviamente, comincio a fare un piccolo intervento, una domanda anzi, e ovviamente oggi dobbiamo fare un passo avanti, nel senso che un tempo ovviamente una chiesa sarà stata costruita con quell'acustica necessaria perché ovviamente si potesse sentire bene chi cantava, chi parlava. Oggi abbiamo questo strumento qui, che a volte funziona, non funziona, i tecnici ci mettono un sacco di tempo a volte per calibrare bene, perché probabilmente gli mancano le conoscenze che tu ci dai. Tu cosa pensi a proposito di questi aspetti, no? Se migliora, peggiora, se come affrontarlo, e poi no, ci sono di mezzo tante cose che vanno valutate. L'uso delle apparecchiature elettroacustiche è spesso, come dire, la soluzione che si adotta di fronte, come dire, a un edificio esistente. Noi abbiamo un edificio che ha già delle caratteristiche geometriche, perché poi quella grandezza che vi citavo poc'anzi, il tempo di riverberazione, dipende sostanzialmente da pochi parametri. Due sono geometrici: il volume dell'intero ambiente e l'estensione delle superfici che delimitano l'ambiente. L'altro parametro è appunto il coefficiente di assorbimento, cioè il rapporto tra l'energia non riflessa, quindi assorbita, e l'energia incidente. Se l'edificio esiste già, chiaramente ha delle caratteristiche che determinano un certo tempo di riverberazione. Se questo tempo di riverberazione genera quegli effetti di cui vi ho parlato poco prima, cioè effetto di sovrapposizione dei suoni, quindi confusione, oppure discontinuità e allo stesso modo difficoltà, come dire, di comprendere la parola, è come se pronunciassi, diciamo così, una sillaba per volta, a distanza di tempo. Se io mi trovo di fronte a situazioni di questo tipo, cosa cerco di fare? Introduco un apparecchio elettroacustico che mi consente di mantenere un livello di energia sonora nell'ambiente adeguato. Questo è certamente un tipo di soluzione. Si potrebbero però esplorare magari anche altre soluzioni. Talvolta la scelta di soluzioni tecniche di un certo tipo è legata, come dire, anche un po', come dire, alla diffusione di certi strumenti, tecnologici. E non sempre, diciamo così,
Questo però è, come dire, e questo però è grave. Ed è ovvio che poi la soluzione che si cerca di dare a questioni che non sono state adeguatamente impostate è quella di introdurre apparecchiature elettroacustiche che in qualche modo diano soluzione, cioè garantiscano una intelligibilità della parola, del suono che all'interno di quell'ambiente viene prodotto. Meglio sarebbe, diciamo così, fare uno studio attento delle caratteristiche acustiche di questi spazi per individuare delle soluzioni, anche perché magari l'amplificazione poi spesso non dà comunque i risultati sperati, cioè il ricorso, per concludere, in maniera frettolosa allo strumento tecnologico non è, come dire, la via migliore. Sì. Una domanda, sicuramente sarà a conoscenza, ma a Cremona è stato costituito praticamente uno dei centri, in Italia assolutamente il miglior, ma anche uno dei centri più importanti al mondo, dove è possibile ascoltare tutti gli strumenti senza uso di problemi elettronici, cioè la sala che ha fatto Giovanni Arberi, che conoscerà sicuramente, dove è possibile assistere con il cembalo e tutta la platea che assiste, e la cosa che colpisce è quel luogo, che i legni sono uno diverso da la capacità degli strumenti e l'accordo dello strumento che si è verificato e lo si fa anche nei movimenti, nelle sale del teatro. La domanda che ha dato metà risposta: quando edificarono questa chiesa le conoscenze non esistevano, eppure l'acustica di questa chiesa è molto migliore di molte acustiche con le elettroniche. La domanda: qual è stato il colpo di genio ad aver fatto queste cose senza tutte le cose che lei ha citato, e noi, nonostante i libri che abbiamo di conoscenze, riusciamo a fare del peggio dopo 500 anni? Allora la domanda è molto, acuta, e le rispondo, diciamo così, all'apparenza scantonando, ma in realtà le faccio un'analogia che le consentirà di capire cosa intendo dire. Parlando con un docente dell'Università della Facoltà di Medicina di Pisa, a proposito dei medici odierni rispetto a quelli di un tempo, si constatava, questo docente concordava con me sul fatto che i medici attuali hanno una scarsa dimestichezza con la lettura dei segni, cioè la cosiddetta semeiotica medica. I medici di una volta osservavano il paziente e sulla base dei più diversi elementi erano in grado di formulare una diagnosi. Oggi, molto più frequentemente accade che, recandoci dal medico, ci sentiamo rispondere: ti prescrivo questo esame, quell'altro esame. Cioè, abbiamo perso la sensibilità, la capacità di valutare, anche se in termini, come dire, non analitici, le caratteristiche, diciamo così, di diversi oggetti. Lo sviluppo tecnologico, paradossalmente, ci ha impoveriti nel senso che noi demandiamo allo strumento che noi esseri umani abbiamo costruito, perché comunque sia lo strumento che si utilizza, degli esseri umani l'hanno costruito, ma noi demandiamo a quello strumento il compito di rispondere
perché noi nel frattempo abbiamo perso delle sensibilità, cioè, ripeto, la capacità di leggere aspetti che un oggetto evidenzia. In passato, invece, i tecnici di quelle epoche, come dire, immateriali, li osservavano e sulla base di queste osservazioni erano in grado di trarre delle ragionevoli conclusioni, come dire, corroborate anche dall'esperienza. E questa sensibilità che noi abbiamo perso, anche perché dietro c'è un'altra tematica importante, la questione del tempo. Oggi noi vogliamo dar risposta a qualsiasi cosa in tempi rapidissimi e questo fa sì che, come dire, non siamo interessati all'affinamento delle nostre sensibilità, alla capacità, ripeto, di leggere il mondo intorno a noi, magari approfondendo anche con gli strumenti, ma mantenendo comunque un colpo d'occhio, per così dire. Noi tutto questo lo abbiamo perso, mentre in passato era molto forte, questa sensibilità era radicata, era forte, e quindi c'era la possibilità di valutare in maniera non analitica le caratteristiche di un oggetto e la utilizzabilità dello stesso oggetto all'interno di un determinato contesto. Noi di fatto viviamo in un'epoca, come dire, in cui l'essere umano per tanti aspetti si è appiattito, perché deleghiamo tutto allo strumento. Facciamo anche l'esempio del computer. È uno strumento utilissimo, straordinario. Però, come dire, questo ha fatto sì che ciascuno di noi abbia perso molte capacità, fosse anche quella di fare una semplice moltiplicazione, che oggi noi magari svolgiamo utilizzando il foglio di calcolo Excel o la calcolatrice. E questo cosa vuol dire? Che noi abbiamo bene, c'è lo strumento, sì, vero, lo strumento, vorrei dire io da ingegnere, il computer ci libera, altra espressione, come dire, astrusa, dall'onere computazionale, cioè dall'elaborazione di grandi quantità di calcolo, ma la progettazione, perché quel che lei ha detto acutamente riguarda la progettazione, la concezione di uno spazio architettonico che ha una finalità acustica, ma la progettazione deve fondarsi su una sensibilità che io devo avere. E oggi purtroppo questa sensibilità, in linea generale, si è fortemente attenuata, perché per così dire siamo intossicati metaforicamente dalla tecnologia. In passato tutto questo non c'era, proprio perché avendo strumenti tecnologici limitati c'era un maggior sforzo dell'essere umano che cercava di potenziare le sue capacità. Oggi lo sviluppo tecnologico ci sta appiattendo, ed è questo un terribile paradosso che bisognerebbe invece, come dire, risolvere, recuperando, ripeto, questa capacità. La mia, come dire,
semeiotica medica. Questo è un aspetto significativo. Facciamo un'indagine oggi sui medici che sono capaci di fare una diagnosi senza prescrivere un esame. Non vogliamo, come dire, alimentare un conflitto, per così dire, tra le capacità intuitive e gli strumenti analitici. Vogliamo soltanto dire, appunto, se guardiamo al passato, come è stato possibile che siano stati realizzati dei capolavori? Per tornare alla musica, il noto violinista Salvatore Accardo, a soli 19 anni, vinse il premio Paganini di Genova ed ebbe la possibilità di suonare col violino di Paganini uno Stradivari. Ma come facevano, come dire, questi liutai, Stradivari, Guarneri del Gesù, a realizzare strumenti così straordinari, con capacità sonore meravigliose, ben prima che il matematico Fourier ci spiegasse che cos'è un suono complesso, la sovrapposizione delle armoniche e quant'altro, come è stato possibile? Ma perché c'era una sensibilità, io aggiungerei una dedizione alla realizzazione di queste opere. Sempre a Milano, nella pausa dei lavori, abbiamo visitato il convento di San Maurizio, che a Milano chiamano la Cappella Sistina di Milano. Il convento che si faceva stando in quest'ambiente, che noi ringraziamo tutti quegli esseri umani che con tanta dedizione, tanta passione, si sono impegnati nella realizzazione di queste opere, e molti di loro probabilmente non ne hanno visto neppure la realizzazione, il compimento. Perché questo è un altro tema davvero rilevante che coinvolge la questione della sensibilità. Oggi siamo troppo presi da questa dimensione temporale che circoscrive la nostra individualità. Anche questo ci impoverisce, perché determina una fretta, quindi non c'è possibilità di sviluppare attenzione, passione, sensibilità, perché siamo troppo preoccupati di perdere tempo. E questo è il paradosso di fronte al quale noi ci troviamo, e quindi pensiamo che tutto possa essere risolto con lo strumento tecnologico. Ma di fatto lo strumento tecnologico, se usato in questa maniera, darà scarsi risultati, proprio perché è mal condizionato dall'atteggiamento di esseri umani, come dire, intossicati da una concezione inadeguata delle cose. Non so se ho, come dire, risposto alla domanda. Sì, la mia domanda è una piccola, diciamo così, provocazione, va un po' nel senso della prima domanda che ha fatto padre Giuseppe, ma partendo da due concetti che lei ha usato quanto riguarda concetti greci. Il primo era quello della liturgia, laos ergon, l'azione del popolo, e il secondo sarebbe quel famoso quando ha chiesto a padre Giuseppe in rapporto con il Vaticano II, Synaxis. Io partirei proprio da quella seconda terminologia. Uno quando va a sfogliare il catechismo della Chiesa Cattolica, quello che è stato appunto curato dall'allora cardinale Ratzinger con i cardinali di Vienna, Schönborn,
trova nei capitoli, diciamo così, il capitolo dedicato all'Eucaristia, tra i concetti, terminologia che vengono usati per parlare della messa, c'è per esempio che veniva chiamato frazione del pane, messa, Eucaristia, poi c'è quell'altro anche concetto, sto parlando del francese perché sono cose che io ho letto in francese, synapsis, synapsis, giustamente per parlare dell'assemblea. Cioè la messa stessa come Eucaristia veniva, diciamo così, disegnata con quella parola, cioè non è solo con il Vaticano II, ma già dall'inizio quando si radunavano i cristiani, chiamavano synapsis perché c'è cioè quell'assemblea. E allora è da lì che vorrei appunto fare la mia domanda. Forse non è direttamente il suo campo, è lì che parlo della provocazione, vorrei sentire un po' il suo parere. Io dico, noi come sacerdoti, che tipo di messaggio dobbiamo far passare alla gente per capire che quello che noi stiamo celebrando siamo veramente un'assemblea? Mi spiego. Perché il microfono che è messo davanti al sacerdote per celebrare la messa e per far arrivare la sua voce all'assemblea, cioè al popolo, laos, cioè è importante sentire quella voce. Ma solo che io come sacerdote mi accorgo allo stesso momento che la stessa gente, si dipende dagli ambienti, ho visto un cambiamento, per esempio, passando da Pavia a Firenze, una delle cose che mi avevano colpito, diciamo così, a Firenze, ho notato che la stessa assemblea forse non percepisce che anch'io come sacerdote ho bisogno di ascoltare la sua voce. Cioè c'è quel ritorno lì, quella reciprocità, quello che viene chiamato un po' in francese, quella circolarità che si deve stabilire e lì che diventiamo veramente assemblea, synaisis. Quello manca, allora dico, ma è un fatto culturale. Io a qualcuno dico, per esempio, immaginate io sacerdote, arrivo davanti a voi per celebrare la messa, mi metto quasi a mormorare, a non aprire la bocca, non ci sarà messa celebrata come assemblea. Quindi la stessa cosa io aspetto anche da voi. Allora vorrei sentire un po' suo parere per quella mancanza di ritorno che il sacerdote deve ricevere dall'assemblea, che non ha ovviamente il microfono, perché fa fatica ad aprire bocca. Ma guardi che là, a mio modesto avviso, la risposta alla sua interessantissima domanda sta nella, come dire, nel ripercorrere in modo molto rapido, ovviamente, la storia della Chiesa, perché se noi pensiamo a due momenti davvero straordinari, il primo il Concilio di Trento 1545-1563 e poi il Concilio Vaticano II, entro questo ampio intervallo di tempo noi assistiamo a delle trasformazioni molto significative e rilevanti. Pensiamo al progressivo abbandono della lingua latina nella celebrazione della messa. Cosa vuol dire? Per citare lo scrittore italiano Alessandro Manzoni, che rifletteva sul tema della lingua, questo vuol dire che tra chi parla e chi ascolta, tra chi scrive e chi legge, deve esserci una sola lingua. Però una sola lingua, come dire, richiede anche un processo, come dire, educativo. E anche di questo si parlava prima che iniziasse questa conferenza con Giuseppe, quando, come dire, scherzando un po', per me che non sono, come dire, esperto, facevo riferimento alla parola catecumeno o catechesi,
che deriva dal greco antico e vuol dire istruire a viva voce. Il rapporto tra il celebrante e l'assemblea non può attuarsi secondo quella circolarità che deve esserci e alla quale lei fa riferimento, se non c'è una crescita, come dire, dell'individuo, del fedele che si rende conto che all'interno dell'aula liturgica non può e non deve essere un semplice ascoltatore. La sua deve essere una partecipazione attiva, ma partecipazione attiva vuol dire una conoscenza adeguata dei contenuti della liturgia. Cioè, è questo l'elemento nuovo portato, lo dico con la dovuta prudenza, non essendo esperto, dal Concilio Vaticano II. Cioè, il fedele non può partecipare, per così dire, in maniera passiva, altrimenti la circolarità di cui lei parla non può esistere, non può realizzarsi concretamente. È una circolarità che richiede un'attiva partecipazione. E quindi i temi del Vangelo devono essere temi di cui io mi devo appropriare, di cui devo sentire la rilevanza. Ma questo però riguarda, come dire, la mia capacità di confrontarmi con il mondo che pare spingermi in altre direzioni. Cioè, questi sono tutti temi rilevanti, perché io voglio essere presente all'interno dell'assemblea, partecipare in maniera attiva. Per fare questo devo, come dire, pensare in un certo modo ed avere anche il coraggio di confrontarmi con un mondo che mi spinge verso altre direzioni. Perché oggi partecipare alla vita di una Chiesa, al corpo di Cristo, significa affrontare il tema dell'oltre, un tema che è a fondamento anche della stessa architettura sacra. Io vorrei citare qui l'opera di Monsignor Crispino Valenziano, architetti di chiese, che articola la sua opera sostanzialmente intorno a quattro concetti: quello del centro, che è appunto l'altare, l'Eucaristia, quindi morte e risurrezione di Cristo. Però c'è il tema dell'oltre, il tema dell'alto e il tema dell'altro. Ma oggi il tema dell'oltre è un tema che tutti sembrano fuggire. Se vogliamo dirla con altre parole, il tema della morte è un tema, come dire, che tutti hanno paura di affrontare. E allora questa a mio avviso, è la radice della difficoltà che si incontra per diventare soggetti partecipi in una maniera non passiva all'assemblea. Perché io devo essere capace di pensare l'oltre. Questo era architettonicamente il significato dell'abside, lo spazio absidale dietro l'altare. L'altare è Cristo, ma dietro l'altare c'è l'oltre, e sulla parete absidale un tempo veniva rappresentata la Gerusalemme celeste. Ma questi sono temi che oggi sono al di fuori del nostro orizzonte,
ed essendo al di fuori del nostro orizzonte, rendono estremamente difficile quella circolarità alla quale lei giustamente ha fatto riferimento e quella partecipazione attiva auspicata dal Concilio Vaticano II ed espressa con la parola di etimologia greca, appunto, sinassi. Bene, ringraziamo ancora Agostino Corano per questa sua presenza e averci arricchito di una conoscenza un po' particolare, perché non tutti i giorni si parla di questi aspetti. Prima di lasciarci, volevo ricordarvi che il prossimo appuntamento è martedì 18 giugno, sempre alle ore 17. Avremo qui il professor Giovanni Cipriani e ci parlerà di Mozart nella Firenze di Pietro Leopoldo.